Parliamo di paura perché questo momento storico che stiamo vivendo del Covid-19 veramente sta creando dei problemi sempre più preoccupanti. E io oggi ho voluto parlarne con il dottor Rosario Sorrentino, che è un neurologo e che ha detto una frase che mi ha molto colpita. Lui ha scritto questo libro che si chiama La paura ci può salvare. Ecco, dottor Sorrentino, in che senso ritiene la paura una risorsa addirittura? Innanzitutto teniamocela ben stretta questa paura. Alleniamoci alla paura e alleiamoci con la paura. Perché? Perché una paura cosciente, consapevole, può spingerci ad acquisire una maggiore lucidità, un senso di autodisciplina e a utilizzare quella parte della paura, quella cosciente, quella consapevole, che non ci fa mettere in atto dei comportamenti imprevedibili e irresponsabili, che sono come quelli che possono creare quella sorta di panico collettivo, quel si salvi chi può, che soprattutto in un momento di emergenza, quale abbiamo vissuto e quello che forse rivivremo, abbiamo proprio bisogno di creare degli anticorpi. Guardate, è molto strano che la scienza, che è riuscita a dominare la tecnica, la tecnologia, a fare degli straordinari progressi, ancora non sia riuscita a produrre degli anticorpi per controllare ed usare la paura, perché è una straordinaria risorsa. Ma perché? Perché ci consente di spalancare le porte a quella nostra straordinaria qualità, che è la resilienza, cioè il piano B del cervello per non soccombere, ma soprattutto di dare a noi piano piano la possibilità di acquisire quella flessibilità mentale che ci consente di accettare dei cambiamenti, ma soprattutto ci consente di adattarci al nuovo che emerge. Lei sa che io sono una abbastanza fissata per l'alimentazione. Ritiene che in qualche modo l'alimentazione ci possa aiutare, dottor Sorrentino? Ma direi di sì, perché vede, tutto quello che è ritmo, che è abitudine, che sono, lasciatemelo dire, anche dei rituali positivi consolidati, il nostro rapporto con il cibo, la qualità del cibo e il non saltare per esempio i pasti, cercare di rispettare quella formula, quella dieta della dieta mediterranea, quindi carboidrati, proteine e grassi, ma soprattutto anche dei ritmi sonnoveglia sani, positivi, certo, può contribuire a conferire stabilità, armonia e quella biologia da cui dobbiamo sempre partire quando dobbiamo fare i conti con le malattie. Io dico sempre una cosa quando parlo di lei, sempre, chi mi segue lo sa. Il dottor Sorrentino ritiene che il più potente antidepressivo naturale sia camminare almeno un'ora al giorno. È sempre d'accordo? Confermo, perché chi lo fa attinge di fatto da quella farmacia privata personale che ognuno di noi ha, che ci consente di sprigionare nel nostro cervello serotonina, dopamina, endorfina, anandamide, compagni di viaggio utili per aiutarci a sostenere il nostro umore. E allora una sana camminata al giorno di un'ora comunque ci aiuterà anche a combattere la paura. E leggere questo libro a me è piaciuto molto. Leggetelo anche voi. Quante volte durante il giorno ci può capitare di avere dei momenti un pochino di ansia, stati un pochino di paura, di agitazione? Vi voglio proporre una tisana, che non è una tisana soltanto da bere magari la sera prima di andare a dormire, ma è una tisana che possiamo anche sorseggiare durante la giornata e che ci può aiutare. È a base di tiglio, di camomilla e di verbena. Si tratta veramente di tre ingredienti naturali che, miscelati insieme, ci aiutano ad ottenere un effetto calmante, un pochino a mitigare quegli stati ansiosi in maniera totalmente naturale. Come si prepara? Prendiamo 30 g di tiglio, 30 g di camomilla e 30 g di verbena. Ce li facciamo preparare dal nostro erborista, li mettiamo, prepariamo questa miscela e poi facciamo bollire una tazza di acqua, spegniamo il fuoco e aggiungiamo un cucchiaio di queste tre erbe. Lasciamo in infusione per 10-15 minuti e possiamo sorseggiare. Il sapore è davvero gradevole, ma se gradite potete aggiungere anche una punta di cucchiaino di miele di tiglio, che appunto aiuterà ancora di più ad avere un effetto calmante. Eccola qui la nostra tisana, la versiamo nella nostra tazza, pronta da bere